Finale di Coppa di Lega 2016 è la grande occasione per due formazioni alla loro prima esperienza in una finale sportwear. Il Bayer Cappuccini, che dopo le molte semifinali raggiunte le scorse stagioni cerca la consacrazione definitiva, e il sorprendente Veragra, che a suon di goleada ha liquidato avversari più quotati nei turni precedenti. Inizia la partita, subito pericoloso il Veragra contoso e cerca la girata davanti a Tibaldi. A passare in vantaggio il Bayer Cappuccini al secondo minuto con questa punizione bomba di Bonfigli. Il Veragra resiste subito con Zitti, prima con questa punizione, ma soprattutto al quinto minuto con questo super gol, con questo sinistro al giro. 1-1. Al settimo minuto ci prova Vecchi, ma il portiere Tommaso non si fa sorprendere. Veragra si fa vedere, ma il contropiede del Bayer rischia di passare in vantaggio con Imeraghi, non arriva sul servizio di Bonfigli. Ci prova Dignani, ma è attento Tibaldi. Ora Zitti con Dignani salva sulla linea involontariamente, e poi al 18esimo il vantaggio del Veragra, con Dignani che raccoglie una bella combinazione di squadra e porta in vantaggio Veragra 2-1. Ma al 18esimo è subito immediata la risposta del Bayer Cappuccini con Bonfigli che pesca Vecchi, che non ha difficoltà a battere il centro area Tommaso, 2-2. Veragra ci prova con Cardini, ma l'equilibrio è spezzato al 24esimo, questo tiro libero di Imerai, che dopo che il Veragra ha raggiunto il bonus falli, al finale ancora Bonfigli, ma il primo tempo si conclude sul 3-2. Inizia la ripresa e pronti via, subito Bonfigli a segnare 4-2 dopo lo scambio con Palazzesi. Il Veragra deve tornare subito in partita, una sola conclusione, ecco qui ci prova Zitti. Clamorosa l'occasione qui sulla conclusione di Tantucci, contoso che non riesce due volte a segnare per aprire il punteggio. Però prima Bonfigli non pulisce Filottranesi, ma poco dopo, e qui ci prova Palazzesi e poi Vecchi. Ma poco dopo è il Vecchi che, servito da Bonfigli, insacca il 5-2 per il lungo decisivo. Veragra questa volta accorcia subito le distanze con Rosso che trova la direzione e la spinta di Tibaldi. Siamo 5-3. Veragra attacca con Rosso. Prova Trozzi, Tibaldi si salva. Qui Dignani viene fermato dal Tibaldi. Ancora Trozzi che si invola, ma non riesce, viene sbilanciato, non riesce a trovare la lucidità per superare Tibaldi, ma il 16esimo chiude la partita ancora Bonfigli, seguito da Vissani, 6-3. Ultimo sussulto ancora del Veragra, soprattutto con Pieroni, qui è Zitti che continua con questa bellissima azione di Pieroni che scheggia il palo, ancora Pieroni che è di sinistro, ma lo scavere Bayer segna il definitivo 7-3, ancora con Bonfigli, fa passare la palla sotto le gambe di Tommaso e segna il 7-3 che fa partire i festeggiamenti del Bayer Cappuccini per questo primo trofeo, la Coppa di Lega. Keep on fighting!
brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses.